Segui me, no, però, no. Che dico. Allora, oggi giornata di laurea qui all'Università Cattolica di Milano, ma gli studenti che si laureano oggi, in generale, che studiano, lei consiglia comunque di continuare a studiare, o visto che non prenderanno la pensione, è meglio lasciar perdere? No, non diciamo queste cose. Semplicemente abbiamo segnalato giustamente quali sono problemi legati al fatto che c'è un mercato del lavoro difficile per i giovani e siamo in un'economia a bassa crescita e siamo passati ad un sistema pensionistico che è meno generoso di quello precedente, quindi loro devono saperlo fin d'ora, devono sapere che c'è un legame strettissimo tra i contributi che versano e la loro pensione futura, cosa che spesso non viene compresa a fondo, tant'è che spesso i giovani accettano dei lavori che versano dei contributi molto bassi, se li versano del tutto, perché sono magari ingannati dal fatto che questo lavoro dà un salario netto più alto di un altro. Ecco, noi cerchiamo di spiegare ai giovani, e questo è il senso anche dell'iniziativa La mia pensione che abbiamo promosso in tutti questi mesi, che c'è un legame strettissimo tra i contributi versati e la loro pensione futura. Quale consiglio darebbe? Farsi una pensione complementare, cioè cosa gli direbbe in questo momento? Consigli, semplicemente noi diamo le informazioni, questa è la cosa fondamentale. O degli avvertimenti. Poi voglio dire, le informazioni sono le cose su cui le persone, se hanno la possibilità di scegliere, non tutti purtroppo hanno la possibilità di scegliere, ne terranno conto. Ripeto, se ti offrono due lavori, uno che magari ha un salario netto più alto dell'altro ma che paga meno contributi, tu devi essere consapevole del fatto che questo ti darà una pensione più bassa. E possiamo dire, con l'utilizzo del simulatore che abbiamo dato, di quanto sarà più bassa. Poi le persone decidono, ovviamente, questo non spetta a me, la scelta è la loro. Noi diamo le informazioni che sono indispensabili per loro. A suo giudizio, il rialzo dei tassi come potrà influire sul sistema pensionistico? Queste sono cose che trascendono ampiamente. Semmai sul sistema capitalizzazione, quindi non l'INPS. Noi, quello che conta per le pensioni future è la crescita economica e la stabilità del lavoro. E qui noi monitoriamo, anche questo è un dato importante che noi forniamo ai giovani che oggi si mette nel mercato del lavoro, abbiamo fatto questo osservatorio sul precariato che dà delle informazioni puntuali su come evolvono le assunzioni, in che misura sono delle assunzioni più stabili o meno stabili, perché questa è un'informazione fondamentale. I problemi più seri per le pensioni future dei giovani sono legati all'instabilità nel lavoro, al fatto di avere dei vuoti contributivi, dei periodi in cui non si pagano i contributi. Se questo avviene, sono frequenti questi vuoti contributivi, questo può portare in futuro ad avere delle pensioni molto basse. La revisione della Fornero, che ogni tanto riaffiora, anche i sindacati la sottolineano? Guardi, noi abbiamo fatto delle proposte molto precise, sono state, a questo punto sono anche pubbliche, e quindi questo ci sembra un modo per affrontare il problema. Anche questo in una situazione in cui c'è ampia informazione sulla situazione pensionistica. Devo dire, purtroppo questo sì, che il Parlamento oggi non ha approvato l'emendamento che ci renderebbe possibile l'invio agli italiani della busta arancione. Ne avevamo chiesto, era un emendamento, non costava nulla alle casse dello Stato, in quanto noi le risorse le abbiamo, dobbiamo solo spostarle tra diversi capitoli di spesa. E a seguito di interventi fatti negli scorsi anni, quella che si chiama spending review, in realtà sono stati dei tagli lineari e dei vincoli che sono stati posti a singoli capitoli di spesa, noi non abbiamo oggi la possibilità di poter mandare a casa coloro che non hanno preso il PIN la busta, la famosa busta arancione, se non in quantitativi del tutto al di sotto delle nostre necessità. Noi avevamo chiesto al Parlamento di prendere in mano la questione, già c'era stato un emendamento proposto in un decreto approvato a fine novembre, speravamo che in sede di stabilità questa questione venisse affrontata, e devo dire che purtroppo così non è stato, e quindi noi a questo punto manderemo quelle 150.000 buste che ci siamo impegnati a inviare, ne manderemo qualcun'altra nel 2016, ma in queste condizioni non potremo mandare, quindi dovremo trovare altri modi di comunicare con gli italiani. Trovo che sia un fatto molto grave, perché
credo che tutti abbiano il diritto di sapere, questo era un diritto che gli italiani avevano fin da quando sono state cambiate le regole pensionistiche nel 96, era tra l'altro qualcosa che quella legge prevedeva, per anni i governi non hanno voluto farlo e anche i presidenti dell'INPS non hanno voluto farlo per paura di avere reazioni negative da parte dei contribuenti, noi la scelta di informare l'abbiamo fatta ma non veniamo messi nelle condizioni di poterla attuare fino in fondo, chiaramente la possiamo fare ma soltanto per coloro che prendono il PIN, quindi mio invito a tutti e prendete il PIN e fate la simulazione, dopodiché cercheremo di trovare altri modi per far arrivare questa corrispondenza a casa degli italiani. Scusate, adesso devo andare.